Ciao, sono il dottor Max, della PharmaMax, che si occupa della pubblicazione dei foglietti illustrativi dei farmaci in formato video, dove io personalmente vi leggerò i bugiardini. In questo video ti leggo il bugiardino del farmaco. Lanciprala Nova Farmaceutici SRL, ultimo aggiornamento, 18 maggio 2022. Cos'è Lanciprala? Confezioni, informazioni commerciali sulla prescrizione, indicazioni, posologia, controindicazioni, avvertenze speciali e precauzioni di impiego, interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione, assumere Lanciprala durante la gravidanza e l'allattamento, effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari, effetti indesiderati, sovradosaggio, proprietà farmacodinamiche, proprietà farmacocinetiche, dati preclinici di sicurezza, elenco degli eccipienti, farmaci equivalenti, farmaci esteri. Cos'è Lanciprala? Lanciprala è un farmaco a base del principio attivo pravastatina sale sodico, appartenente alla categoria degli ipolipemizzanti statine e nello specifico inibitori della HMG-CoA reduttasi. È commercializzato in Italia dall'azienda Lanova Farmaceutici SRL. Lanciprala può essere prescritto con ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica. Confezioni Lanciprala 40 mg 14 compresse, informazioni commerciali sulla prescrizione, titolare Lanova Farmaceutici SRL, ricetta RR, medicinali soggetti a prescrizione medica, classe A, principio attivo pravastatina sale sodico, gruppo terapeutico ipolipemizzanti statine, forma farmaceutica compressa, indicazioni ipercolesterolemia, trattamento dell'ipercolesterolemia primaria o dislipidemia mista, come aggiunta alla dieta, quando la risposta a quest'ultima è ad altri trattamenti non farmacologici, esempio esercizio fisico, riduzione ponderale, è inadeguata. Prevenzione primaria, riduzione della mortalità e morbilità cardiovascolare nei pazienti con ipercolesterolemia moderata o grave e ad alto rischio di primo evento cardiovascolare, in aggiunta alla dieta, vedere paragrafo 5.1. Prevenzione secondaria, riduzione della mortalità e morbilità cardiovascolare in pazienti con storia di infarto miocardico o angina pectoris instabile e con livelli di colesterolo normali o elevati, in aggiunta alla correzione di altri fattori di rischio, vedere paragrafo 5.1. Post-trapianto, riduzione di iperlipidemia post-trapianto nei pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva a seguito di trapianto di organo solido, vedere paragrafi 4, 2, 4, 5 e 5, 1. Posologia, prima di iniziare la terapia con pravastatina, devono essere escluse cause secondarie di ipercolesterolemia e i pazienti devono essere sottoposti a dieta ipolipidica standard, che deve essere mantenuta anche durante il trattamento. Pravastatina viene somministrata per via orale, una volta al giorno, preferibilmente la sera con o senza cibo. Ipercolesterolemia. L'intervallo di dosi raccomandato è 10-40 mg una volta al giorno. La risposta terapeutica si osserva entro una settimana e il pieno effetto di una data dose si ottiene entro 4 settimane, pertanto si devono effettuare periodiche valutazioni del quadro lipidico e aggiustare la posologia di conseguenza. La dose giornaliera massima è 40 mg. Prevenzione cardiovascolare. In tutti gli studi clinici di prevenzione di morbilità e mortalità, l'unica dose di partenza e di mantenimento studiata è stata 40 mg al giorno. Posologia dopo il trapianto. In seguito a trapianto d'organo, si raccomanda una dose iniziale di 20 mg al giorno nei pazienti sottoposti a terapia immunosoppressiva, vedere paragrafo 4.5. A seconda della risposta dei parametri lipidici, la dose può essere aggiustata fino a 40 mg sotto stretto controllo medico, vedere paragrafo 4.5. Bambini e adolescenti, 8-18 anni di età, con ipercolesterolemia familiare eterozigote. L'intervallo di dosi raccomandato è 10-20 mg una volta al giorno tra 8 e 13 anni di età, in quanto dosi superiori a 20 mg non sono state studiate in questa popolazione, e 10-40 mg al giorno tra 14 e 18 anni di età, per i bambini e gli adolescenti in età fertile, vedere il paragrafo 4-6. Per i risultati dello studio, vedere paragrafo 5-1. Pazienti anziani. Non è necessario un aggiustamento delle dose in questi pazienti, a meno che non vi siano fattori di rischio predisponenti, vedere paragrafo 4.4. Insufficienza renale o epatica. Nei pazienti con insufficienza renale moderata o grave, o con insufficienza epatica significativa, si raccomanda una dose iniziale di 10 mg al giorno. La dose deve essere aggiustata secondo la risposta dei parametri lipidici e sotto controllo medico. Terapia concomitante. Gli effetti ipolipemizzanti della pravastatina sul colesterolo totale e sul colesterolo LDL sono potenziati se viene somministrata in associazione con una resina sequestrante gli acidi biliari, esempio colestiramina, colestipolo. La pravastatina deve essere somministrata un'ora prima o almeno 4 ore dopo la resina, vedere paragrafo 4.5.
Per i pazienti che assumono ciclosporina, con o senza altri farmaci immunosoppressori, il trattamento deve iniziare con 20 mg di pravastatina una volta al giorno e il progressivo aumento delle dose fino a 40 mg deve essere effettuato con cautela, vedere paragrafo 4-5. Controindicazioni per sensibilità al principio attivo o a uno qualsiasi degli eccipienti elencati al paragrafo 6-1. Epatopatie in fase attiva, inclusi inspiegabili, persistenti aumenti delle transaminasi sieriche, oltre 3 volte il limite superiore della norma, un vedere paragrafo 4-4. Gravidanza e allattamento, vedere paragrafo 4-6. Avvertenze speciali e precauzioni di impiego. La pravastatina non è stata valutata in pazienti con ipercolesterolemia familiare di tipo omozigote. La terapia non è adatta quando l'ipercolesterolemia è dovuta a un innalzamento del colesterolo HDL. Come, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni con altri medicinali e altre forme di interazione fibrati. L'uso di fibrati da soli è occasionalmente associato a miopatia. È stato segnalato un aumento del rischio di eventi avversi a carico dell'apparato muscolare, inclusa rabdomiolisi, quando i fibrati, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Interazioni riportate su letteratura scientifica internazionale prima di prendere l'Ancipravir insieme ad altri farmaci come acido fusidico Teva, Dermomycin Cort, Fucicort, Fucidin, Fucidin H, Fucimix Beta, Fucitalmic, Fusapiel Beta, Fusicutan Beta, eccetera. Chiedi al tuo medico o farmacista di fiducia di verificare che sia sicuro e non dannoso per la tua salute assumere l'Ancipra durante la gravidanza e l'allattamento. Posso prendere l'Ancipra durante la gravidanza e l'allattamento? Gravidanza. La pravastatina è controindicata durante la gravidanza e deve essere somministrata alle donne in età fertile solo se non hanno intenzione di concepire e sono state informate del rischio, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Effetti sulla capacità di guidare veicoli e sull'uso di macchinari. La pravastatina non influisce o influisce in modo trascurabile sulla capacità di guidare veicoli e di usare macchinari. Tuttavia, nella guida di veicoli o nell'uso di macchinari, si deve tenere in considerazione la possibilità che si verifichino vertigini e alterazioni della vista durante il trattamento. Effetti indesiderati. La frequenza degli eventi avversi è classificata come segue: molto comune, e un decimo; comune, e un centesimo, vedi la scheda tecnica del farmaco, RCP, completa. Accedi al sito www.codifa.it. Sovradosaggio. A oggi, l'esperienza di sovradosaggio con pravastatina è limitata. Non esiste un trattamento specifico in caso di sovradosaggio. In caso di sovradosaggio, il paziente deve ricevere un trattamento sintomatico e devono essere istituite misure di supporto, come necessario. Proprietà farmacodinamiche. Categoria farmacoterapeutica. Agenti ipolipemizzanti / ipocolesterolemizzanti e ipotrigliceridemizzanti / inibitori della HMG-CoA riduttasi. Codice ATC. C10A03. Meccanismo d'azione. La pravastatina è un inibitore competitivo della 3-idrossi-3-metilglutaril coenzima A, HMG-CoA, riduttasi. Proprietà farmacocinetiche. Assorbimento. La pravastatina viene somministrata per via orale nella forma attiva. Viene rapidamente assorbita e i livelli sierici massimi si raggiungono dopo 1-5 ore dall'ingestione. In media, viene assorbito il, dati preclinici di sicurezza sulla base di studi convenzionali di sicurezza farmacologica, tossicità per somministrazioni ripetute e tossicità sulla riproduzione, non vi sono altri rischi per i pazienti oltre a quelli attesi dovuti al, elenco degli eccipienti lattosio monoidrato, cellulosa microcristallina, povidone, cross-carmellosa sodica, magnesio stearato, ferro ossido giallo, e 172, ossido di magnesio. Farmaci equivalenti. I farmaci equivalenti di Lanciprav a base di pravastatina sale sodico sono Aplactin, Prasterol, Pravaselect, Pravastatina Almus, Pravastatina Alter, Pravastatina Aurobindo, Pravastatina Doc generici, Pravastatina EG, Pravastatina Milan, Pravastatina Pensa, Pravastatina Rachioferm, Pravastatina Sandoz GmbH, Pravastatina San, Pravastatina Zentiva, Setac. Fonte, foglietto illustrativo. AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Le informazioni presenti possono non risultare essere aggiornate. Per avere accesso alla versione più aggiornata, si consiglia l'accesso al sito web dell'AIFA, Agenzia Italiana del Farmaco. Grazie per avermi seguito fino a qui, spero che la PharmaMax ti sia stata utile, iscriviti al canale e sarai informato sulla pubblicazione dei nuovi video bugiardini. Buon proseguimento, ci vediamo al prossimo farmaco esaminato.